Mi ha invitata al ballo. È un vero imbecille. È molto sexy, però. Si sa, no? L'amicizia tra uomo e donna può essere un po' complicata. Tette al naturale o push-up? È per ballare o è per... Coglione. Ho una novità. Anch'io. Una borsa di studio per Harvard. Beh, comunque vieni anche tu, no? La tua di novità. Perché non ti ammazzi subito? Te lo do io le pasticche. Fatti sentire, ok? Ci sposiamo! Congratulazioni. Se non fosse stato per te non sarebbe successo. Mi hai detto tu di venire qui. Grazie. È fantastico averti come amica. Se qualcosa nella mia vita va storto, mi basta guardare la tua e tutto si ridimensiona. Non era un'amicizia come le altre. Eravamo inseparabili, ma costantemente separati. Ho capito che non importa dove sei o con chi sei, resterai per sempre, sinceramente, profondamente, nel mio cuore. Stai molto meglio così, Rosy. E dai! Ragazzi, a quanto pare il prossimo episodio di X-Men, intitolato Apocalisse, sarà assolutamente da non perdere. In parte per la presenza di uno dei villain più famosi e apprezzati dal pubblico, Apocalisse appunto, e dall'altra perché sarà una nuova occasione per vedere i nuovi mutanti, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Holt, Jennifer Lawrence, eccetera. Maturare ancora di più dopo Days of Future Past. James McAvoy ha appena svelato che il suo carattere sarà più vecchio e probabilmente perderà i lunghi capelli da ragazzino che portava nei primi due episodi. Ansiosi di vederlo calvo? Non vediamo l'ora, eh? Noi ci rivediamo al prossimo video. Io coi capelli, sicuramente. Forse. Ciao.